Signori, amici sportivi, benvenuti al campionato di Serie B, girone A, settima giornata, girone di andata, tra Mamieu e Valsesia Basket. Arbitri dell'incontro, il signor Luigi Borghi di Cucciano, Como, e il signor Angelo Corvetti di Bergamo. Andiamo con la presentazione delle squadre, per il Valsesia. Con il numero 4, Renato Bartuccio. Con il numero 5, Andrea Chirio. Col numero 7, Picazio Pierpaolo. Col numero 8, Stefano Claudoni. Numero 10, Francesco Paolini. Numero 11, Nicolò Gatti. Numero 13, Giacomo Francioli. Numero 18, Michael Sacchettini. Numero 20, Walter Santarossa. Coach Lorenzo Panza. Assistente coach Claudio Carofiglio. E andiamo Thank you.
Buonasera, quintetto titolari di Oleggio Basket e Borgo Sesia. Quintetto titolare per Borgo Sesia, sono col numero 20, Santa Rosa Walter, col numero 4, Quartuccio Renato, col numero 7, Picazio Pierpaolo, col numero 11, Gatti Nicolò, col numero 8, Zaudoni Stefano. Mentre per Oleggio Basket, col numero 23, Claudio Negri, col numero 20, Claudio Sacco, col numero 2, Bernardi Luca, col numero 9, Ferrari Federico, col numero 17, Medizza e Kevin. Laudoni, tiro da tre. No, rimbalzo di Iri Andrea. Ora avanzare, portate ancora Laudoni, penetrazione. Stefano Laudoni, no, rimbalzo di Medizza. Tanto parte il contropiede. Venga il taglio di Claudio Negri, che non è la palla di prima, Laudoni in palleggio, passaggio a Quartuccio ancora per Laudoni, ancora Quartuccio, passaggio a Tatti, Picazio, ancora Picazio, passaggio a Laudoni prova il tiro da tre, no, rimessa a Oleggio. Di Ferrari, passaggio a Bernardi in palleggio, porta sulla palla, Bernardi prova a toccare il taglio di Ferrari, niente di fatto, rimessa ancora a Leggio. Claudio e Sacco a fare la rimessa. Claudio e Sacco, passaggio a Medizza, che dà il consegnato a Sacco. Sacco da tre, tripla di Claudio e Sacco. Ora c'è Quartuccio a portare su palla, ancora Quartuccio, passaggio a Picazio, ancora Quartuccio, ancora Quartuccio. Cazzi da tre, no, buono il rimbalzo di Medizza. Medizza, palla a Sacco che prova a spingere in attacco. Claudio Sacco, ancora lui. Rischio, ma ancora palloneggio. Tira da tre, Bernardi tripla. Team out per Valdesia. Punteggio 8-0 per la Mami U. Rientrano col parquet, non ci sono stati cambi per ora. Rimessa di Gatti, la palla per Quartuccio, porta su palla Quartuccio nel campo avversario, palla per Picazio, ancora Quartuccio, palla a Picazio, Audoni la tocca per ultimo, rimessa per la mano. Rimessa per il Borgo Sesia, palla per Gatti, palla per Santa Rosa Walter,
fallo poi di primo fallo per Medizzo, rimessa per Picazio, palla per Quartuccio, sempre Quartuccio, palla a Laudoni, poi per Santa Rossa, fallo di Ferrari, primo fallo anche per lui. Messo sempre per Borgosesia, batterà Picazio, palla per Gatti, poi per Quartuccio, sempre Gatti, palla per Santa Rossa, poi infrazione di passi. Messa di Medizza, palla per Bernardi, avanza Bernardi. Palla per Claudio Negri, poi Ferrari, palla canestro, Ferrari indietro, due punti, canestro di Ferrari, avanza Quartuccio, palla per Gatti, passa Santa Rossa, Caudoni, Picazio, palleggia Picazio, stoppata, palla per Bernardi. Rimessa laterale, rimessa dal fondo per Borgosesia, la batterà Quartuccio, per Gatti ancora Quartuccio, Quartuccio per Laudoni, ancora Quartuccio, taglio di Santa Rossa, pallone fuori per Picazio, resta Pino, non buono. Ferrari, Ferrari spalla canestro, ma buono, prende palla Gatti, pallone in contropiede per Laudoni, due punti per Laudoni, primi due punti per Borgosese, avanza Bernardi, Bernardi col pallone, palla per Sacco, Sacco cambia fronte per Ferrari, Ferrari sempre con la palla, adesso tiro, pallone poi carambola su Negri, Negri da tre, buono, adesso da tre punti per Claudio Negri, palla a Quartuccio, Quartuccio avanza con la palla, Quartuccio, Quartuccio per Gatti, Gatti per Picazio, pallone a Santa Rossa, per Laudoni, ancora Gatti, Quartuccio, Gatti, Picazio prova da tre punti, no buono, pallone per Ferrari, poi Bernardi, avanza col pallone Bernardi, sempre Bernardi, penetrazione di Bernardi, tiro, no buono, pallone però carambola sul Sacco, possesso Leggio, Sacco col pallone, tiro da tre punti, no buono, palla per Gatti, poi Picazio, Picazio, penetrazione, scarico su Laudoni, poi Gatti, Quartuccio, dentro l'area Quartuccio, stoppata di Medizza, contropiede finito da Sacco, Sacco in area, pallone per Negri, Negri fuori per Bernardi, penetrazione di passi di Claudio Negri. Cambio, entrerà Prato per Ferrari. Rimessa per Borgosesia, la batterà Gatti. Pallone per Laudoni. Laudoni aspetta Quartuccio. Quartuccio col possesso. Ancora per Laudoni, sempre Quartuccio. Gatti, ancora per Quartuccio. Pallone per Gatti. Poi ancora Quartuccio. Pallone per Picazio. Laudoni. Laudoni tenta il tiro da tre. No buono. Gatti a rimbalzo, tiro, fallo, due tiri liberi, fallo, primo fallo di Prato.
tiri liberi per Gatti. Primo tiro libero di Gatti, tiro non buono. Secondo tiro libero di Gatti. Questo c'è. Questo è di Medizia per Bernardi. Bernardi avanza col pallone. Bernardi con la penetrazione, piano di fondo, rimbalzo di Medizia, per sacco. Sacco sul perimetro, pallone per Negri. Penetrazione di Negri, tiro cadendo all'indietro, non buono. Avanza Picazio col pallone, pallone sul perimetro, Gatti. Santa Rossa, ancora Gatti, penetrazione, pallone fuori per Quartuccio, tiro, piace, pallone per Bernardi, avanza Bernardi col pallone, Medizia, ancora Bernardi, Bernardi sul perimetro, uno contro uno di Bernardi, tiro da tre, buono, penetra da tre di Bernardi. Rossa per Quartuccio, Quartuccio avanza con la palla, Quartuccio per Laudoni, Quartuccio sul perimetro per Santa Rossa, ancora Quartuccio, pallone in area per Gatti, linea di fondo per Quartuccio, pallone fuori per Santa Rossa, prova a tirare tre punti, non c'è, poi fallo su Medizia di Gatti, primo fallo di Gatti. Cambio, entrerà Sacchettini col numero 18 al posto di Santa Rossa col numero 20 e poi per Roreggio invece è entrato Ferrari col numero 9 al posto di Sacco col numero 20. Rimessa di Ferrari per Bernardi, avanza Bernardi con la palla. Bernardi palla per Negri, Negri per Medizia, ancora Bernardi, lascia Ferrari, Ferrari arresta tiro, buono, impegno 18-3 per Oleggio, Quartuccio per Laudoni, pallone per Quartuccio, ancora Picazio, pallone per Quartuccio, deviazione di Tratto, Quartuccio per Gatti, adesso tira da tre punti allo scadere, non buono, rimasto i Sacchettini per Picazio, Laudoni, Gatti ancora Laudoni per Picazio, si muove Sacchettini, adesso fa il blocco, Laudoni da tre punti, penetrazione, tiro che non va, rimbalzo di Sacchettini, prova il tiro, non entra, il fallo di Sacchettini di Medizia. Secondo fallo di Medizia. Uscirà col numero 8 Laudoni per Borgosiese, entra Idalco. Idalco. Tiri liberi di Sacchettini. Tiri liberi di Sacchettini. Prova il primo tiro libero. Buono. Secondo tiro libero di Sacchettini, sputato dal ferro, pallone per Picazio, poi per Gatti, ancora Picazio, Quartuccio, Gatti, pallone per Idalco, Idalco prova penetrazione, non va, rimbalzo di Sacchettini, Picazio, Picazio sul perimetro, arresta il tiro da tre punti, non buono. Rimbalzo di Negri, pallone per Bernardi, prova il contropiede lo legge con Ferrari. Ferrari per Prati. Prato arresta il tiro, non va. Rimbalzo di Sacchettini, poi Quartuccio, Quartuccio per Picazio.
Grazie per Hidalgo. Hidalgo dentro per Sacchettini, stoppato da Claudio Negri. Altro piede del Pertratti. C'è il fallo, primo fallo di Picazio. Il tempo è entrato il numero 16 per Roleggio. Cambio uscirà Bernardi, entrerà Claudio Sacco. Per Roleggio. Nel frattempo è entrato Crespi David per Bernardi. Rimessa di Negri per Sacco. Possesso per Sacco. Poi Crespi. Ferrari. Ancora per Sacco. Si muove Claudio Negri. Negri penetrazione. Tiro. Fallo, due tiri liberi. Fallo del numero 6 in Hidalgo. Il risultato per ora di 18. Due tiri liberi per Claudio Negri. 18-4 per Roleggio. Mancano 45 secondi al termine del primo quarto. Primo libero sbagliato da Claudio Negri. Secondo tiro libero per Negri. Corto anche il secondo. Pallone per Quartuccio. Apertura per Picazio. Picazio poi per Gatti. Ancora Picazio. Hidalgo. Penetrazione di Hidalgo. Scarico per Quartuccio. Gatti. Ancora Quartuccio. Blocco di Sacchettini. Gatti. Penetrazione di Gatti. Fuori per Quartuccio. Il tiro da tre punti. Che esce. Ancora Gatti che prende il rimbalzo. Pallone per Picazio. Picazio col pallone. Blocco di Sacchettini. Picazio dentro per Hidalgo. Hidalgo fuori per Gatti. Tiro da tre punti allo scadere. Airball. Sei secondi, ultimo possesso per Roleggio. Rimessa di Ferrari. Intanto cambio per i borgosesi, è entrato Santa Rossa per Gatti. Rimessa per Ferrari, Collegio Basket, 6 secondi alla fine del primo quarto. Pallone per Prato. Prato, 3, 2, 1, tiro, esce. Fine primo quarto, 18-4 per Mami, Collegio. It's your world and your night and let it shine so bright. Ritornano in campo per il secondo quarto per Roleggio, Prato, Sacco, Crespi, Bernardi e Ferrari, mentre per il Valsesia Sacchettini, Picazio, Santa Rossa, Hidalgo,
e poi con il numero 10 Paolin Francesco. Primo possesso per Borgo Valsesia con la palla per Hidalgo. Direzione di Hidalgo. Fallo del numero 2 Bernardi. È il suo primo fallo. Quindi rimessa per il Valsesia. Picazio in rimessa. Picazio palla in alto, la ridà Picazio, finta di tiro, penetrazione, palla rubata da Ferrari. Ferrari spinge con piede, palla sacco, tiro da tre di Bernardi. Palla per Paolin, ancora Picazio, poi Santa Rossa, Sacchettini in post basso, passaggio Hidalgo dentro l'area, sbaglia il tiro, ma poi c'è il fallo per l'oleggio del numero 14, Prato, il suo secondo fallo, rimessa dal fondo per la Valsesia, rimessa palla Hidalgo. Ancora Hidalgo, prova la penetrazione, poi rinuncia, palla Santa Rossa, tiro da tre punti, esce, rimbalzo di Crespi, palla Sacco, prova a spingere, ancora Sacco, palla Bernardi, ancora Bernardi, palla Crespi, per segnato per Claudio Sacco, ancora Bernardi, Sacco. Da 3, no buono, infatti Santa Rossa chiede, prova a spingere con il piede, palla Picazio, Picazio, palla Santa Rossa, Hidalgo, ancora Hidalgo, palla Santa Rossa prova a puntazione, scarico, Paolin da 3, no buono, fallo per Valsesia del numero 18, Sacchettini, è il suo primo fallo. Per la Mamiglioleggio, cambio per l'Oleggio, esce con il numero 14 Prato ed entra con il numero 23 Medi, rimessa per Ferrari, palla Negri, la salita Ferrari che ora passa a Bernardi, Bernardi porta di palla, ancora Bernardi, prova penetrazione poi. Però è passato in pennica, ma ce l'ha rubata Hidalgo, Hidalgo spinge contro piede, Hidalgo, due punti per lui contro piede, poi rimessa la Miu, palla a Ferrari, Ferrari passaggio a Bernardi, Bernardi contro Picazio, Bernardi palla a Ferrari, Ferrari con la resta tiro, buono, due punti per Ferrari, poi palla a Picazio, porta su palla, con Picazio, porta il passaggio a Hidalgo, Hidalgo ancora Picazio, Santa Rossa, Hidalgo dentro l'area, e poi Sacchettini, passi di Sacchettini, rimessa per la Mamma Iolegge, cambio per Valsesia, esce Picazio ed entra Quartuccio. Risultato al terzo minuto del secondo quarto, 23-6 per la Mamma Iolegge. Poi palla Sacco. Sacco a portare su palla. Ancora Sacco, palla a Ferrari, consegnata a Sacco. Poi Paolin tocca palla, poi Hidalgo la recupera. Hidalgo spinge con il piede, Hidalgo, Hidalgo, penetrazione, Hidalgo. Fallo di Crespi. Suo primo fallo. Due tiri per Hidalgo. Primo tiro libero. No buono. Secondo tiro libero. Neanche questo entra. Poi rimbalzo di Claudio Negri. Poi palla Bernardi, porta su palla.
dal tiro da tre. Buono, 3 punti per Bernardi. Ora palla Quartuccio che porta su palla. Quartuccio palla ad alto. Ancora Quartuccio. Poi Paolin prova la penetrazione, ma c'è il fallo del numero 20, Sacco. È il suo primo fallo. Rimessa per Valsesia. Paolino alla rimessa. Palla a Quartuccio. Ancora Quartuccio. Prova la penetrazione. Poi palla a Hidalgo, ma c'è l'inflazione di passi di Hidalgo. Quindi palla recuperata dalla Mamiyu. Rimessa per Ferrari. Passaggio a Crespi, la ridà a Ferrari. E palla a Bernardi. Poi palla a Sacco. Sacco cerca di servire i compagni. E ancora Sacco contro Santa Rossa. Fallo di Santa Rossa. Ci sarà una rimessa per l'Oleggio. Sacco alla rimessa. Sacco passaggio a Bernardi. Ancora Bernardi. Prova il tiro da 3 punti. Ancora tripla di Bernardi. La sua terza tripla. Ora Quartuccio a portare palla. Paoli. Ancora Quartuccio, Hidalgo. Poi ancora Quartuccio, Hidalgo. Hidalgo, arresto, tiro. Buono, 2 punti per Hidalgo. Poi Bernardi a portare palla. Ancora Bernardi, palla a Ferrari. Ferrari, palla a Crespi. Passaggio a Bernardi. Bernardi ancora Sacco. Sacco, prova il tiro da 3 punti. No, buona stavolta, rimbalzo di Hidalgo. Poi prova a spingere il contropiede di Hidalgo. Hidalgo prova ad andare fino in fondo. Scarica a Santa Rossa, che poi scarica a sua volta per Quartuccio da 3 punti. Buona per Quartuccio. Time out per l'Oleggio. Entrano in campo le due squadre. C'è stato un cambio per Valsesia. È uscito Sacchettini ed è entrato Cafti. E per l'Oleggio è uscito Crespi ed è entrato Medizza. Rimessa per l'Oleggio. Palla a Sacco. Che porta su palla. Sacco batte l'uomo, prova andare fino in fondo, c'è la palla rubata. Quartuccio, tutti piede, Quartuccio. Buono al canestro, 2 punti per Quartuccio. Bernardi, palla a Ferrari. Ferrari a portare palla. Ancora Ferrari, passaggio a Sacco. Sacco, ancora Ferrari. Tiro, buono, 2 punti per Ferrari. Vai Quartuccio a portare palla. Dai, Hidalgo, proprio la penetrazione. Hidalgo, fino in fondo. Errore, rimbalzo per Negri. Poi lancia il contropiede Ferrari. Arresto, tiro da 3. No, buono. Poi Quartuccio, tutta la palla, prova a tenere in campo. È buona. Poi Hidalgo.
Vidalco prova a spingere. Vidalco. Quartuccio. Passaggio a Paulin e rischio di perdere palla. Poi ancora Paulin. Passaggio a Catti dentro l'area. Scarico Vidalco. Vidalco, ancora Catti. Catti prova la penetrazione. Fallo del numero 23, Negri. È il suo primo fallo. Ci saranno due tiri liberi per Catti. Cambio per, sia per Loleggio che per la Valsesia. Per Valsesia esce col numero 20 Santa Rosa ed entra col numero 18 Sacchettini, mentre per Loleggio esce con il numero 9 Ferrari ed entra col numero 14 Prato. Adesso due tiri liberi per Catti. Tiro libero, buono. Abbiamo secondo tiro libero, buono anche questo. Cambio per Valsesia, esce col numero 10 Paolini, dietro col numero 8 Laudoni. Rimessa per Medizza, passaggio a Sacco. Sacco porta palla. Ora Sacco, palla a Medizza. Medizza cerca un passaggio per fare il passeggiato per Claudio Sacco. Prova la penetrazione a Sacco. Palla deviata da Laudoni. Rimessa per Mamiglioleggio. Il rimesso Sacco. Passaggio a Medizza. In centro l'area, scarica a Prato. Tripla, ancora di Bernardi, ancora Bernardi con la tripla, poi Vidalco a portare palla, poi Catti, palla a Quartuccio, Laudoni, ancora Quartuccio, palla a Laudoni, Laudoni, scarico, Quartuccio, tripla, c'è anche la tripla per Quartuccio, ora palla a Sacco, portare palla a Sacco. Sacco passaggio a Negri, Prato, palla Sacco, Sacco, Prato, Prato, Negri, palla rubata di Laudoni, prova a spingere il contropiede Laudoni, Laudoni ancora lui, buono il canestro, col fallo, Stefano Laudoni, fallo del numero... Rosa il numero 20, il suo primo fallo. Risultato a 2 minuti e mezzo della fine del secondo quarto, 34-20 per la mamma di Oleggio. Rientrano in campo le due squadre. Non ci sono stati cambi. Tiro libero aggiuntivo per Laudoni dopo il canestro col fallo. Libero di Laudoni. No buono, poi Prato si punta sul pallone,
ma la palla è della, di Valsesia. Rimessa per Valsesia, Quartuccio. Quartuccio, passaggio a Laudoni. Poi Catti, ancora Laudoni. Laudoni prova la penetrazione. Laudoni, ma c'è il fallo dell'Oleggio. Con il numero 14, Prato, è il suo terzo fallo. Due tiri per Stefano Laudoni. Primo tiro libero. Buono per Stefano Laudoni. Secondo tiro libero. Stavolta lo sbaglia. Rimbalzo per Claudio Negri. Palla a Ferrari. Ferrari a portare palla. Ancora Ferrari. Ferrari prova la penetrazione. Ferrari, quindi tiro. No, buono. Rimbalzo di Dalto. Di Dalto prova a spingere. Poi rallenta un po' palla Catti. Catti, Laudoni, ancora Catti. Passaggio a Quartuccio. Quartuccio, passaggio Catti da tre punti. Buono, Catti, triplo per lui. Poi palla Prato. Poi palla Ferrari che porta su palla. Poi ancora Ferrari. Passaggio a Negri. Negri e Prato. Prato. Palla Ferrari, palla in area a Negri. Negri, passaggio a Medizia. Buono, due punti per Medizia. Hidalgo a portare palla. Hidalgo, passaggio a Laudoni. Ancora Catti. Poi Laudoni. Passaggio a Catti, passaggio a Quartuccio. Quartuccio. Palla in attacco del numero 18. Per Sacchettini, è il suo secondo fallo, cambi sia per Oleggio che per la Valsesia. Per Oleggio esce Prato e dentro Marini, mentre per il Valsesia esce Sacchettini e dentro Santa Rosa. Rimessa per l'Oleggio, palla Medizia rimessa, passaggio Sacco. Sacco a portare palla. Sacco, passaggio a Medizia. Medizia ancora col passaggio a Sacco. Sacco cerca i compagni. Passaggio a Ferrari, poi Negri. Negri 5 secondi alla fine dell'azione. Negri, Negri. Ancora in penetrazione. Negri col tiro. No, buono. Per rimbalzo di Laudoni che prova a lanciare il contropiede. Ma Sacco recupera palla. Sacco. Solo Ferro, rimbalzo Quartuccio, prova a spingere in contropiede Quartuccio, rischia di perdere palla, ma riesce a riprenderla. Poi passaggio a Catti, passaggio a Hidalgo. Sempre Hidalgo con la palla, prova la penetrazione, Hidalgo, scarica Quartuccio, prova la tripla Catti, solo Ferro, ma con rimbalzo offensivo Hidalgo, a segnare due punti. Ferrari portare palla, mancano 5 secondi al fine del quarto. Ferrari perde palla, Laudoni 2, 1, prova il tiro, ma lo sbaglia. Lo sbaglia incredibile Laudoni. Fine del secondo quarto, 36-26 per l'Oleggio. Ben ritornati con le squadre che ritornano in campo. Formazioni per l'Oleggio: Claudio Negri con numero 23, Claudio Sacco con numero 20, Devin Medizzi con numero 17, Ferrandi con numero 2,
Gatti, col numero 20 Santa Rosso e col numero 4 Quartuccio. Palla per Negri sul perimetro, passaggio per Sacco, Sacco detto una penetrazione, pallone scaricato su Ferrari, Ferrari si gioca l'uno contro uno sul perimetro, penetrazione di Ferrari, tiro, la palla toccata per ultimo da Gatti, rimessa sarà per Loleggio Basket. 3 secondi sul cronometro, pallone per la rimessa di Sacco, pallone per Ferrari, tiro di Ferrari tocca al ferro, no, pallone per Quartuccio, Quartuccio per Laudoni, Laudoni per Santa Rossa, pallone per Quartuccio, Quartuccio per Gatti, Gatti per Laudoni, pallone per Santa Rossa, Santa Rossa uno contro uno, tiro, buono, primi due punti del secondo tempo a Terborgo Sette. Palla per Bernardi, Bernardi avanza nella metà campo avversaria, Bernardi col pallone per Medizza, fa scorrere per Mina, scorre per Bernardi, Bernardi per Negri, si fa uno contro uno, pallone per Bernardi, tiro da tre punti, non buono, pallone per Quartuccio, per Gatti, poi Picazio, penetrazione di Picazio, poi niente, ecco per Santa Rossa che mette fine altri due punti, pallone per Quartuccio, Quartuccio col pallone, Quartuccio ha fatto il movimento di gol del suo compagno, poi Sacco, arresto e tiro, non entra, rimasto di Picazio, Picazio col pallone, perimetro Picazio, penetrazione cercata da Picazio, gol per il Santa Rossa, andava a tre punti, ma buono, rimbalzo di Laudoni, fallo poi di Claudio Sacco, numero 20, Stefano Laudoni, terzo fallo per Sacco, time out per Loleggio Basket, il punteggio di 36-30 con 8 minuti sul cronometro. Dunque dalla rimessa per Borgo Sese la batterà Quartuccio, rimessa di Quartuccio, pallone fuori per Picazio, Picazio blocco per Santa Rossa, pallone fuori per Laudoni, tiro da Quartucci fuori, rimbalzo di Negri, pallone per Bernardi, avanza Bernardi per Negri, Negri tira per Sacco, tiro contro uno per Sacco, adesso tiro, pallone esce, rimbalzo di Quartuccio, Quartuccio avanza, pallone per Laudoni, il perimetro Laudoni, poi per, lascia per Quartuccio, Quartuccio ancora per Laudoni, penetrazione di Laudoni, pallone toccato da Mina e scaricato su Picazio, rimbalzo di Mina che poi avanza per il contropiede di Mina, pallone per Negri, fallo su Negri, fallo di Stefano Laudoni. Primo fallo per Stefano Laudoni. Ripartita da noi, rimessa dal fondo. Batterà Sacco. Sacco, pallone Bernardi, pallone fuori per lui. Sono Bernardi. Attenzione, tiro. Canestro più fallo per Bernardi. Fallo del numero 11, Gatti, secondo fallo per lui. 20 punti per ora per Bernardi. Tiro libero,
supplementare per Bernardi. Bernardi deve essere, si completa il gioco da 3 punti per lui. Pallone per Quartuccio. Pallone per l'autore. Ancora per Quartuccio. Per Picazio. Picazio può scorrere per Quartuccio. Fa vedere Gatti. Ancora Quartuccio. Fanno 8 secondi. Quartuccio. Pallone scaricato. Ma c'è stato un fallo in confidenza. Fallo dello Legio Basket su Quartuccio. Si tratta del numero 2 Bernardi, secondo fallo per lui. 14 secondi, pallone per Quartuccio dalla rimessa. Rimessa di Quartuccio per Laudoni. Ancora Gatti. Picazio. Uno contro uno di Picazio, poi Laudoni. Fantarossa. Ancora Picazio. Pallone di Picazio, 4 secondi. 3, 2, 1, tiro di Quartuccio. Entra lo scudere. Importante per questo segno. Avanti a Bernardi. Poi Negri, per Venezia, ancora Bernardi. Fine. Ferrari. Ferrari in direzione. Adesso il tiro che esce. Lancio di Picazio che avanza. Fate un pallone sul perimetro. Poi Gatti. Picazio. Quartuccio, finta di tiro, partenza, con passi per me. Per Stefano Laudoni. Dopo il segno di Sacramento siamo 39-32. Messo di sacco per Bernardi. Bernardi che avanza. Per Bernardi. Di sacco. Stacco col possesso della palla. Una pressione di sacco. Prova a usare il piede terra ma recupera Gatti. Gatti per Picazio. Picazio ha perduto per Quartuccio, prova la tripla che non c'è. Rimbalzo di Santa Rosa. Ancora Picazio. La legge di Picazio. Pallone per Santa Rosa, entrando da 3 punti. Pallone entra. 3 punti per Santa Rosa. Sarà un cambio, esce Sacco ed entra Prato. Messa per Borgosese, Gatti per Quartuccio, avanza Quartuccio. Marcato da Prato. Pallone per Picazio, ancora Quartuccio. Poi Gatti, Picazio. Fallo di Bernardi, terzo fallo per lui. Rimessa per Borgosese. La rimessa la batterà Picazio. Rimessa di Picazio. Esce fuori a prendere la Quartuccio. Ancora Picazio. Penetrazione di Picazio fuori per Laudoni. Penetrazione di Laudoni. Prova il tiro. Poi c'è canestro di Laudoni. Pallone per Bernardi. Avanti Bernardi. Negri, ancora Bernardi, sempre Negri, penetrazione di Negri, in fondo, mischia, ancora Mina, caccia del pallone, c'è una mischia, Mina infuriato con l'arbitro, abbiamo un fallo, protesta di Ferrari con l'arbitro. Continua a protestare Ferrari. Continua così, avrà un tecnico. Chiede ancora spiegazioni Ferrari. Trova dall'allenatore dello Legio per spiegare che il comportamento
non accettato da Mina. Cambio per Oleggio, entrerà Crespi per Bernardi. Adesso dovrebbe essere discesa per Bernardi. Rimessa per Borgosesi a complicazio. Cazzo per il quartino, qualcuno col pallone, ancora più cazzo. Che cazzo di cellone, poi Santa Rosa, palla canestro per Santa Rosa, scarico per Laudoni che prova il tiro da tre punti che non entra. Avanza Mini col pallone. Mini vuole un minuto di gol suo compagno. Ma le perché tira di meno da tre punti che non entra. Avanza Bartuccio col pallone. Picazio. Gatti. Ancora Quartuccio. Pallone per Laudoni. Gatti prova il suo tiro che penetra. Non è fallo. Ancora Mine col pallone. Claudio Negri. Distrazione di passi secondo l'arbitro di Claudio Negri. Quando mancano 3 minuti e 40 sul cronometro. Pallone per Quartuccio. Avanza Quartuccio. Si muove Laudoni. Perimetro Laudoni, ancora per Quartuccio. Santa Rosa. Penetrazione di Santa Rosa. Palla canestro. Contro Medizio, nella tocca Medizio, il pallone è caramba su Gatto. Gatti da 3. Pallone sfruttato dal ferro. Per Prato. Avanza Prato. Il pallone per Ferrari lo controlla male, ma c'è stato un fallo. Quindi fallo per Borgosiesia del numero 8 Stefano Laudoni. Laudoni, secondo fallo per lui. Ci sarà un cambio per l'Oleggio e entrerà con il numero 20 Stacco al posto numero 9 Ferrari. Rimessa per l'Oleggio con Negri. Sbuca fuori Prato. Prato per Stacco. 10 secondi sul cronometro. Stacco resta tiro da 3. Corto però. Quartuccio, Santa Rosa, Laudoni, palleggio di Laudoni, con la penetrazione per il pallone per il gol di Sacchettini, Messa, vari punti tra Valverde e Seggia, palleggio 39 pari, pallone per Nete, si perimetro poi, Melissa, ancora per Sacco. Tanto per Prato, avete limitato con la posizione del pallone per Negri. Fallo sul tiro da 3 su Negri del Borgosiesia, fallo di Laudoni, terzo fallo per lui. Uscirà Laudoni, entrerà Hidalgo. Si ripartirà con la rimessa laterale per Oleggio con Negri. Per la rimessa esce fuori Prato, il pallone Prato a lungo, rimessa sprecata per Oleggio. Ripartirà dallo stesso punto con la rimessa per Borgosese. Hidalgo per Quartuccio. Avanza Quartuccio. Fuori Picazio, ancora Quartuccio. Picazio. Sempre Picazio. Palleggio sul perimetro. Sacchettini. Hidalgo alla sua penetrazione. Passaggio un po' frettoloso. Poi c'è il fallo. Il Borgosiesia con Sacchettini. Due tiri per bonus su Prato. Due tiri un po' libero per Prato.
che va a segno. Vantaggio ancora per l'Oleggio di 1, 40-39. Secondo tiro libero per Prato. Secondo non sbaglia, rimasto il 7 kg per Borgosesi. Poi Picazio, avanza Picazio. Pallone per Quartuccio. Presa forte di Prato. Quartuccio. Prato prova il contropiede, ma deve ricominciare tutto. Prato in area, il pallone per Negri. C'è il fallo sul tentativo di schiacciare di Negri. Ha schiacciato non va a segno, quasi Sabutini per il numero 23. Fallo del 18 Sacchettini, è già il quarto fallo per lui. Saranno due cambi, uno per parte, entra la Ferrari per Loleggio, entra la Ferrari, uscirà Medizza. Dentro la Borgosesia è uscito Sacchettini, entrato Gatti. Tiro libero di Negri che va a segno. Primo tiro libero per lui dopo il terzo di vantaggio della Loleggio. Picazio col pallone, avanza Picazio, cercano uno contro uno, numero 7, penetrazione, fallo secondo l'arbitro del numero 20 Sacco. Quarto fallo di squadra per Oleggio, anche quarto fallo per Sacco. Entrerà col numero 12 Marini per Sacco, esordi in questa partita per Marini. Tiri liberi per Picazio, per il Borgosesi. Primo tiro libero, che non va a segno. Secondo tiro libero, secondo c'è. Accorcia le distanze, Borgosesi. Avanza col pallone entrato. Avanza col pallone. Ruba palla a Picazio in contropiede, Negri riesce a difenderlo. Picazio prova il tiro da tre punti, non va a segno. Dobbiamo cercare una conclusione un po' più approssimata per il secondo segno. Non è per Mine. Mine fuori per Crespi. Pallone per Prato. Crespi di Prato adesso tiro. Pallone che non entra, rimbalzo preso da Borgosesia, avanza Quartuccio, poi per Picazio, uno contro uno di Picazio, attacca l'uomo, secondo l'arbitro è fallo in difesa per Oleggio, fallo di Prato, fallo numero 12 Marini, primo fallo per lui, due tiri liberi per Picazio. Tiro libero di Picazio, buono. Secondo tiro libero di Picazio, buono anche il secondo. Ora è in situazione di pari per Loleggio Borgosesi, intanto c'è stato un cambio, è uscito Quartuccio con il numero 4, con il numero 10 Paolini. Avanza Prato col pallone. Ancora Prato. 7 secondi sul cronometro, non termina. Ferrari entrato, Marini alza il pallone per Mina, Mina spalla canestro, Mina dentro di Crespi, il pallone non entra, errore ravvicinato per Crespi, contropiede, probabile ultima azione per Borgosesi, penetrazione di Gatti. Il terzo quarto in vantaggio 44-42 per Borgosesia.
con le due squadre. Per Loleggio una sostituzione, Bernardi al posto di Crespi. E anche una sostituzione per Valsesi, Paolini al posto di Caudoni. È iniziato l'ultimo quarto. Palla Ferrari in area. C'è il fallo del numero 11 di Borgosesia. Gatti, è il suo terzo fallo. Ci saranno due tiri liberi per Ferrari. Primo tiro libero. Buono. Secondo tiro libero. Buono anche questo. Palla ai d'alto. E prova a portare su palla. Ancora ai d'alto, passaggio. Passaggio a Santa Rosa. Ancora ai d'alto. E ecco poi il passaggio. Cazzo, poi ancora Paolini da 3. Solo palo per rimbalzo di attacco di Dalto. Due punti per Dalto. Ora Bernardi a portare palla. Ancora Bernardi. Passaggio a Ferrari. Ferrari finta di pagare, attenzione, resto, tiro. Errore. Però c'è Negri di rimbalzo offensivo che prova a tenere buona. E la tiene buona, palla a Ferrari. Ferrari, passaggio a Marini, poi Bernardi, prova la penetrazione, Bernardi, ma c'è il compagno di Paolino, ma c'è il fallo del numero 23, Negri, è il suo secondo fallo. Rimessa per Valsesia. Piccazzi in rimessa. Palla Paolini che poi la dà Hidalgo. Ancora Paolini. Gatti, ancora Hidalgo. Piccazzi. Palla Hidalgo. Piccazzi. Fine giro, penetrazione. Piccazzi. Buoni, due punti per lui. Palla Bernardi che porta su palla. Ancora Bernardi, passaggio a Marini. Marini che serve a Ferrari. Ferrari prova a controllare a passaggio. E c'è Medizza, due punti per Medizza. Ora Picazio a portare palla. Ancora Picazio, passaggio. Passaggio a Hidalgo. Hidalgo prova la penetrazione. Santa Rosa. Ottene ancora Hidalgo. Prova la tripla. No, buona. Si lotta a rimbalzo, ma la palla è di Marini. Marini passaggio a Bernardi. Bernardi passa alla metà campo. Ancora Bernardi, passaggio a Negri. Negri passaggio a Ferrari, ancora Ferrari. Ferrari. C'è il fallo del numero 11, Gatti. È il suo quarto fallo. C'è un cambio per Loleggio. Esce col numero 12 Marini ed entra col numero 20 Sacco. Anche la situazione per Valsesia. Esce con il numero 11 Gatti ed entra con il numero 8 Laudoni. Rimessa dal fondo per Loleggio, affidata a Sacco. Passaggio a Bernardi. Bernardi. Ancora Bernardi. Passaggio a Medizza. Due punti per Medizza. Gran passaggio di Bernardi. Ora Piccazio a portare palla. Paolina. Hidalgo. Hidalgo dentro l'area. Carico. Piccazio da tre. Erbolo. Ma poi c'è la scappata di Ferrari. Sul rimbalzo offensivo di Santa Rosa. Cambio per Valsesia. Esce col numero 10 Paolini ed entra col numero 4 Quartuccio. Rimesso dal fondo per Valsesia.
essere un conflitto. Mancano 7 minuti e 15 alla fine del quarto quarto, il risultato è 48 pari. Un problema tecnico, adesso può riprendere la partita, rimessa dal fondo per Valsiglia, affidata a Quartuccio, passaggio a Laudoni, poi Picazio, Hidalgo, ancora Quartuccio, cambia gioco per Picazio, prova da tre, non entra, rimbalzo di Ferrari, che passa Bernardi che prova a portare la palla in attacco, Ferrari prova da tre, c'è tripla di Ferrari. Bernardi porta palla, ancora Bernardi, passaggio a Ferrari, Ferrari spalla canestro, prova il tiro, non sbaglia, rimbalzo di Quartuccio che prova a spingere contro il piede, passaggio di Dalco, cambia, Picazio finta il tiro, ancora Quartuccio, palla a Laudoni, ancora Quartuccio, Laudoni, Hidalgo, ancora Hidalgo, prova ad attaccare, scarico per Quartuccio, Picazio da tre, sbaglia, prova a tenere la palla buona e la tiene Hidalgo, grande giocata, poi Quartuccio, Quartuccio palla a Picazio, ancora Quartuccio, prova a entrare Quartuccio, scarico, Santa Rosa da tre, stavolta sbaglia, e rimbalzo lo prende Medusa, vai Bernardi alla palla, ancora Bernardi, passaggio a Ferrari, vai Sacco, Sacco palla a Bernardi, Bernardi prova la penetrazione, non c'è, rimbalzo di Quartuccio che prova a passare Hidalgo, contropiede Hidalgo, sbaglia, rimbalzo di Sacco, poi Sacco prova a spingere, passaggio a Ferrari, Ferrari, fallo del numero 20, Santa Rossa, è il suo secondo fallo, cambio per Valsesia, esce Hidalgo ed entra col numero 18 Sacchettini. Per Oleggio affidata a Ferrari, palla a Bernardi,
Picazio, Quartuccio, prova a attaccare il centro, poi scarica per Picazio, palla dentro per Sacchettini, se prova a tenere in campo, ma la palla è comunque di Valsesia. Rimessa dal fondo affidata a Quartuccio, passaggio a Santa Rosa che lascia due libero, segna due punti per lui. Ora Ferrari, passaggio a Bernardi che porta su palla, ora Bernardi, poi Bernardi sempre sul perimetro, risultato 4 minuti dalla fine, 53-51 per Valsesia. Rimessa di Valsesia affidata a Picazio, passaggio a Quartuccio, palla a Santa Rosa, passaggio ancora a Quartuccio che sfrutta proprio Sacchettini, scarico Santa Rosa, prova la presentazione, scarico Quartuccio, voleva provare il tiro ma la palla è sfuggita dalle mani, poi ancora Quartuccio, Laudoni da tre, c'è tripla di Stefano Laudoni, game out per Oleggio. A 3 minuti e 40 dalla fine, 56-51 Valsesia. Rientrano in campo le squadre. La rimessa per Oleggio dopo la tripla di Laudoni che è valsa il più 5 per Valsesia. Ora Ferrari passa a Bernardi che porta su palla, ancora Bernardi, passaggio a Sacco, Sacco prova la penetrazione con la rete tiro, fallo, eccellente il canestro di Claudio Sacco, il fallo è del numero 4, è il tiro libero aggiuntivo di Claudio Sacco. Libero a segno, ora palla a Quartuccio che porta su palla, Quartuccio passaggio a Picazio, ancora Picazio prova la penetrazione, Picazio ancora lui prova il tiro e c'è due punti per Picazio, ora palla a Bernardi, porta su palla Bernardi, passaggio a Ferrari, rischia di perdere palla, poi palla a Bernardi, si deve spingere, ma dopo di 24, fallo, fallo di Valsesia, del numero 7, due tiri per Claudio Sacco. No, scusate Bernardi, primo tiro libero, errore per lui, secondo tiro libero per Bernardi, il secondo c'è, Oleggio si porta a meno 3 da Valsesia, palla a Picazio, Picazio porta palla, passaggio a Santa Rosa,
Fallo di Medizza ai danni dell'Audoni. Sì, è il suo terzo fallo. Due tiri liberi per l'Audoni. Primo tiro libero di l'Audoni. C'è il primo tiro libero di l'Audoni. Secondo tiro libero per l'Audoni. Stavolta sbaglia. Il bacio di Ferrari. Palla a Sacco che porta su palla. Sacco prova ad attaccare. Carico Bernardi, finta, poi prova la tripla. Sbaglia stavolta Bernardi. Palla a Quattruccio. Ancora Quattruccio con la palla. Palla Picazio. Ancora Picazio. Blocco di Sacchettini. Ancora Picazio. Prova il tiro ma c'è l'errore. E Sacchettini tiene la palla in campo. Cambia gioco, Laudoni, finta di tiro, penetrazione. Palla in attacco di Stefano Laudoni, danni di Medizza. Okay. Per Laudoni è il quarto fallo. Cambio per Valsese, esce Laudoni, entra Hidalgo. Rimessa per Oleggio con Ferrari. Passaggio a Bernardi che porta su palla. Ancora Bernardi. Passaggio a Negri. Poi Sacco. Ancora Sacco. Prova col tiro. E c'è il canestro. Claudio Sacco da 3 punti. Si porta a meno 1 da Valsesia a 1 minuto e 20 dalla fine. Palla a Quartuccio, vai Picazio, ancora Picazio, passaggio a Santa Rosa che prova la penetrazione. Santa Rosa resta il tiro, colpata di Negri, poi il Sacco contro piede, Claudio Sacco resta il passaggio. Ferrari da 3. Picazio in rimessa. Picazio col passaggio Gatti. Passaggio ancora Picazio. Picazio ancora lui. Santa Rosa. Laudoni, penetrazione. Canestro. E c'è anche il fallo. Il fallo è del numero 17. Medizza è il suo quarto fallo. Tiro libero aggiuntivo per Laudoni. Laudoni con
È il quarto fallo di Bernardi. Rimessa per Valsesia. Rimessa affidata a Gatti, palla a Picazio. Picazio a portare palla, cioè il pressing dell'Oleggio, poi Gatti. Gatti, palla a Picazio. Ancora Picazio. Che fa passare il tempo. Brutta tutti i 24 secondi, poi ancora Picazio. Picazio. Prova la penetrazione, Picazio. Il canestro, brava Sacco ad andare in contropiede, 5 secondi, Sacco col tiro da 3, no buono, palla Oleggio, a 0,38 dalla fine, più 1 per Valsesia, manca pochissimo alla fine, time out per Oleggio, vediamo lo schema di Pier Francesco Zanotti per l'ultimo tiro dell'Oleggio. Da giocare, più uno per Valsesia, ma la rimessa dal fondo è per l'Oleggio. Vediamo se l'Oleggio riuscirà a trovare un canestro. Vediamo, ora provano tutto. Negri, non c'è il canestro. Vince Valsesia 62-61.